vinto Corrubiera di 10, però è stata lì. Con Romagna. 32-23 Corrubiera. Numero 26, Gollini. Numero 30, Sordino. Numero 94, Ceccarini. Numero 10, capitano, Nico Casa. Agli ordini di mister Davide Serafini. Dirigeranno l'incontro i signori Pato e Guarini. Buona partita a tutti. Buonasera a tutti amici di Eleven Sports, benvenuti a questa 13ª giornata di Serie Gold tra Carpi e Campos. Oggi qua con noi abbiamo uno special guest, il pivot forse più forte di tutta la Serie A2, Francesco Malagola. Un piacere essere qui al tuo fianco, partita importantissima oggi, ci si gioca il cucchiaio di legno. Il cucchiaio di legno, le due squadre al penultimo posto, pari punti, è importante per entrambe. Hai ragione Francesco, entrambe le squadre reduci da una sconfitta cocente in quelli contro il Carpi, contro il Conversano, il Campos invece contro il Fasano. Sicuramente due avversari di alta classifica, non ci si aspettava né da parte di Carpi né da parte del Campos di fare due punti, però fa sempre male perdere, la differenza di rete è stata ampia sicuramente per il Carpi, quindi oggi può essere l'occasione di una svolta per entrambi. Sì, anche per il Fasano, ha vinto agevolmente in quel di Chieti con un 47-30. Partita non giocata brillantemente dal Campus, soprattutto nella parte difensiva. Difese sicuramente allegre, ma passato è passato, vediamo oggi come affronteranno questa sfida. Ecco, intanto primo pallone in mano al Carpi con solita casacca nera che attacca da sinistra verso destra dei vostri teleschermi.
Sì, oggi una menzione speciale per il ritorno in campo da titolare di Nocelli, che fino ad oggi aveva giocato solo gli ultimi 3 minuti a Conversano. Hai ragione. Quindi qua iniziamo con Coppola in cabina di regia, che chiama subito fuori Soria, le belle larghe, Nico Casa, va l'uno contro uno, scarica per Nocelli che trova il varco, il pertugio, primo gol di Nocelli in questa serie a Gold. Ha dimostrato di non aver paura, anche se rientra dall'infortunio, si è buttato fra 1 e 2, molto coraggioso, molto bravo. E qua subito una difesa di Nocelli. Sì, bravo Lorenzo. Il Carpi si aspetta veramente tanto da questo giocatore, che è rimasto atteso per tanto tempo. Notiamo nelle file del Carpi, segnaliamo l'assenza di Jan Jurina e di Korkaric, e mentre per il Campus Italia segnaliamo il rientro di Rossi Ivano, numero 69, dopo una lunga assenza. Intanto vediamo che il Campus mette subito in pareggio la partita con un bel gol. Grande gol di Manojlovic, grande giocatore, sarà un cliente scomodo per il Carpi. Intanto errore basilare di Nico Casa, il Campus in seconda fase con De Angelis che non perdona. Sicuramente se il Carpi la mette sulla corsa può diventare una partita complicata. Si fa lunga la partita se la si mette sulla corsa. Intanto hanno segnato i due top scorer del Campus, che prima di questa partita avevano rispettivamente 69 gol De Angelis e 66 Manojlovic. Dimostrano di essere le spine più pericolose della squadra avversaria. Assolutamente, una mano calda entrambi. Intanto guarda Francesco come esce Soria, porta palla Nocelli, Casa uno contro uno, si porta via l'uomo, scarica una palla un attimo in ritardo su Soria, che non riesce a trattenere e viene bloccato. La difesa non tiene Casa in uno contro uno, almeno in questi primi attacchi, però il giocatore del Carpi deve essere poi bravo a prendere la decisione corretta. In questo caso Soria aveva due uomini addosso, non poteva fare nulla. Ah, dice che forse era da mollare un po' prima il pallone. Oppure darla di nuovo a Nocelli, che era in una posizione di superiorità numerica insieme a Ceccarini. Guarda Coppola, che uno contro uno, ne ha portati via due, ma perde palla in palleggio. Si distende Manojlovic, Wierer che la mette lì dove ha i frei, può solo raccogliere. Tanto Carpi, seconda fase, Nocelli. Coppola però come gira palla, Nocelli si prende la palla. Nico Casa che scarica una bordata dai 9 metri. Sicuramente abbiamo già visto quella che può essere una chiave della partita: palleggiare davanti alla difesa del Campus può essere mortifero. Sia Nico Casa che successivamente Coppola hanno perso palla e il Campus sono rapidissimi ad andare in prima fase, hanno già punito il Carpi 2 volte. Beh, se posso permettermi, palleggiare davanti all'avversario non è mai una scelta eccessivamente saggia. Intanto Sama bella parata. Guarda, Nocelli accelera, come accelera! Giro palla, quarta fase, gioco costruito. Sortino sale per toccare il pallone che non è ancora riuscito a toccare. Esatto. Campus Italia con una 6-0, aspettano i tiratori di Carpi. Soprattutto Nico Casa e Coppola preferiscono aspettare che andare ad aggredire con la 5-1. Bel giro palla, attenzione sotto passivo. 2 minuti per aver tirato la maglia, penso al pivot. Deruvo, numero 6, Deruvo. Non ho visto se l'ha tirata al pivot o al centrale, sicuramente essendo il quarto minuto di gioco è raro vedere un 2 minuti arbitro molto tirata, ma da regolamento ineccepibile. Sì, il regolamento sappiamo che va sempre rispettato. Ancora Nico Casa in cabina di regia. Fa salire Sortino, Coppola si alza, finto per Nocelli, un po' timido è stato, forse ci stava anche il tiro qua. Nico Casa sotto passivo, palla Nocelli. Ben difeso ed è di nuovo passivo. Sì, hanno, non sono, il Carpi non è riuscito a scaricare palla prima del fischio dei 9 metri. Ora 4 passaggi. C'è posto per Ceccarini, bello scalare, va però con 2 mani, buona lettura di Lubinati. Parata di no, chiedo scusa, Scarcelli. No,
Quando parlate di Scarcelli, Carpi ha fatto quello che doveva fare, ha sfruttato tutti i passaggi a sua disposizione, ha portato al tiro Ceccarini. Con un buon angolo, mi sembrava anche. Per lui sicuramente un buon angolo, grande risposta del portiere del Campus. Chiama fuori il pivot, Manojlovic al centro, si alza, esce Nico Casa, che bello. Grande difesa di Casa, Campus ha deciso di togliere il portiere, giocare con la parità numerica in attacco e a porta sguardita. Extra play De Angelis che fa girare palla ancora Manojlovic che si prende un tiro in doppio appoggio tra il 3 e il 4, veramente un bel gol. Sicuramente la difesa del Carpi poteva fare di più, ma l'ha messa in scatolino. Recupera palla Sortino che prova a scaricare palla ma non riesce, quindi gli arbitri fischiano, danno il vantaggio per il Carpi, quindi 9 metri che batte Soria. Carpi non è riuscita nella rimessa veloce per provare a sorprendere Campus. Nico Casa si mette in proprio. Ma scelta non eccezionale, se posso permettermi, comunque il portiere era comunque piazzato bene. Scarcelli, un tiro forzato con in questa inferiorità numerica per il Campus. Sì, forse c'è la possibilità di fare un gioco un po' più costruito, considerando. Ma è arrivato un tiro dall'ala pulito di Ceccarini, due tiri di Nico Casa, un tiro di Sortino, sicuramente. Quattro parate, per quanto il gioco non fosse costruito, sono degne di nota e apprezzamento. Manojlovic uno contro uno, guarda come è andato via, veramente prezioso, un preziosismo questo, ha saltato Coppola in modo veramente importante. Grande giocato offensivo di Manojlovic, da rivedere la difesa però di Coppola. Assolutamente. Casa che si sta un po' intestardendo nella sfida uno contro uno contro i difensori avversari, in questo caso è giusto fischiare nuovamente. Assolutamente, si aspettava di avere Soria dietro per lasciare la palla, ma così non è stato. Intanto il Carpi graziato per un passaggio sui piedi di Coppola, che fa salire l'ala, sale Ceccarini, Nico Casa, non va, disturbato al tiro però... Dai, rega, è un giocatore che si deve prendere questi tiri, buona la difesa del Campus, ma giusta anche a mio parere la scelta dell'attaccante. Intanto però il Campus è a più 3 dopo 7 minuti. Con la palla del più 4 appena persa nel tentativo di fare una seconda fase, sicuramente al momento protagonisti i ragazzi del Campus, sicuramente Manojlovic e Scarcelli da segnalare su tutti. Nocelli chiama fuori pivot in post, Coppola scarica per Nico Casa che si prende responsabilità ma scarica questa volta. Incomprensione tra Ceccarini e Coppola, forse c'era possibilità anche di appoggiarla c'è possibilità di appoggiarla anche a Soria. Sì, però Coppola era sotto fallo, non aveva il braccio libero, quindi è giusto fischiare nuovamente. Guarda che palla che è andato a mettere Nico Casa per Soria, palla veramente complicata in mezzo a due e il Campus ringrazia, ma c'è Aifrey che fa la parata anche se aveva pischiato area. Non sarebbe stato valido il gol, però Samai Aifrey ha dimostrato di essere in giornata, di voler rendersi protagonista anche lui come l'avversario Scarcelli. L'attacco di Nico Casa comunque prevedibile dal palleggio, ha aspettato per dare la palla al pivot, la difesa si era proprio chiusa al centro. Nico Casa si prende ancora responsabilità, la mo prova a mollarla ma non va. E De Angelis contropiede, Wierer! Traversa, veramente un tiro fortissimo dai 6 metri. Il Campus sta graziando il Carpi, avrebbe potuto aver fatto un break molto molto importante e attenzione, mister Serafini corre ai ripari con un time out, ma andiamo in time out anche noi.
Rieccoci in diretta con pallone nelle mani del Carpi, che si trova ad attaccare in quarta fase. Lo svantaggio di tre reti poteva essere molto più ampio per il Carpi. Il Campus Italia ha sprecato tre attacchi, di cui due in contropiede in prima fase, potevano portare il divario ad essere addirittura di più 6. Quindi un socco importante. Un socco importante, considerando che sono passati 9 minuti di gioco. Quindi stai dicendo che la difesa del Carpi la vede un po' ballerina? Anche se molto ballerina. E sprecone in attacco, diciamo, perché comunque se perdi palle vanno in. Anche un po' sfortunato, se posso permettermi, perché gran tiro di Nico Casa, in questo caso è il palo a fermare l'attaccante del Carpi. Però, ridendo e scherzando, una media di tiri abbastanza bassa, direi, per Nico Casa. Assolutamente vero, ha segnato il primo tiro della sua partita, poi ha continuato a prendersi i tiri come il suo ruolo prevede, ma non sta trovando fortuna. Intanto guarda come macina gioco il Campus, Manojlovic, che pallone che ha scaricato, mamma mia, che pallone per Dello Vicaro, veramente un preziosismo. Giocata pazzesca di un giocatore che è ancora giovanissimo e ha nel suo repertorio giocate di questo tipo. Oltre che la difficoltà tecnica, anche il coraggio di provare certe giocate dimostra che ha la mentalità del campione. Assolutamente, assolutamente, Francesco. Cosa succede? Bagnato in campo? Campus con il Carpi che ha affidato quasi tutti i suoi attacchi alle mani di Nico Casa, non sta trovando fortuna, immaginiamo che ora la squadra cercherà di trovare soluzioni diverse finché le polveri del terzino del Carpi sono bagnate. Molto bello le polveri bagnate, mi è piaciuto molto. Giro palla, adesso vediamo Nico Casa messo in cabina di regia, fa salire il Sortino, no, solo un cambio di posizione, Casa uno contro uno che molla la palla per Sortino e 7 metri, una buona intesa anche tra Casa e Sortino, con Casa che ha voluto mostrare di essere capace anche lui di fare queste magie come Manojlovic. Ha preso sul personale la sfida con Manojlovic e in questo momento la giocata è stata corretta, 7 metri per il Carpi. Va sui 7 metri, Coppola, finta sopra la testa, no, angolino basso alla destra di Lubinati che può solo raccogliere dalla rete. 6-3 per il Campus dopo 10 minuti e mezzo. Sicuramente l'inerzia della partita resta nelle mani del Campus, ma questo è un gol che serviva alla compagine carpigiana per ritrovare fiducia. Soprattutto speriamo che si trasmetta questa fiducia anche nella fase difensiva. Assolutamente, perché noi vogliamo vedere una partita intensa e viva fino alla fine. Questo è lo spettacolo della partita, ovviamente. Giro palla del Campus, uno contro uno. C'è Wierer che taglia la difesa del Carpi in modo veramente importante. Fumato Soria completamente, ha dovuto aiutare Nico Casa, aiuto corretto, fallo 9 metri. Manojlovic fa girare palla, si prende un buon tiro il Campus, ma non va, traversa, fortunato il Carpi in questo frangente. Vediamo che il Carpi spinge con Nocelli, fa salire Casa, c'è tanto spazio e si prende il tiro Coppola. Un tiro veramente, veramente importante e ben giocato. È il suo tiro, ne ha fatti tantissimi quest'anno in doppio appoggio arrivando in velocità. In questo caso è stato anche bravo a evitare il muro del difensore e trovare il secondo palo. Quindi questo dimostra che è importante giocare in velocità e non sempre da fermi partendo col palleggio. Ottimo spunto di riflessione, Francesco. Dello Vicaro portato fuori. Giro palla, cosa succede? Giallo per Coppola, giallo per strattonamento del pivot, solite lotte fra difensori e pivot, l'arbitro ha voluto richiamare subito l'attenzione e si ricomincia. Incrocio senza palla, Manojlovic al centro, uno contro uno, è riuscito a saltare Coppola, è rimasto dietro, Manojlovic non è riuscito a spingere abbastanza da portare l'arbitro a fischiare in 2 minuti. Manojlovic incrocio senza palla, doppio incrocio, triplo incrocio,
che scarica palla in mezzo a due. E il Vicario aveva fatto una grande ricezione, ma fermato per un'infrazione di area. E rischiato di arrivare il pallone a Soria, invece questo Wierer che trova Aifrey sulla sua strada. Aifrey che sta tenendo a galla il Carpi in questa frangente di gioco. Grande Samà! Ha sprecato tre contropiedi soli davanti al portiere, una volta area, due volte si è scontrato con Samà Aifrey. Ora Carpi, a mio avviso giustamente, ha sostituito Nico Casa, che purtroppo ha perso tanti palloni in attacco e ha sbagliato tanti tiri. In campo Serafini fa salire Soria, Nocelli, Coppola si torna su posizione, parte il gioco, Coppola si prende ancora un doppio appoggio, dimostra di essere capace di tirare da destra, da sinistra al medesimo modo, entrambi i ruoli molto molto efficaci, anche se statisticamente risulta essere più efficace come terzino sinistro. Ovviamente essendo destro di mano, però grande capacità di tirare sia sul primo che sul secondo palo. L'importante, come facevi notare prima, è arrivare in velocità per dare poi energia all'azione e al tiro. Giro palla del campus, si prende il tiro Manojlovic, ma trova, se non erro, Samuele Serafini. Erano Soria e Serafini insieme, penso che il muro sia arrivato da Soria, ma comunque il risultato è il medesimo. Una buona difesa, hanno difeso insieme, coesi. Ancora attacco campus però. Manojlovic, che sottomano, mamma mia, che facilità di tiro. Un giocatore veramente pazzesco. Nocelli che molla la palla a Soria, che litiga con la palla ma alla fine riesce a tenerla stretta, e guardate come corre in difesa incitando i suoi compagni a chiudere e a costringere il campus in quarta fase. Il Carpi sta lavorando meglio rispetto ai minuti precedenti anche grazie a Samara, ai Frey che chiude la porta. Grande palla di Nocelli prima per il pivot, Soria che si è fatto trovare pronto. Carpi che ora ha la palla del pareggio dopo essere stato per tutta la partita in forte difficoltà. È arrivato a essere sotto anche di 4 reti, ma ora ha la palla per agguantare il pareggio. Pallone fondamentale già a metà gara per dimostrare di essere lì, per dimostrare che la prestazione di Conversano è solamente un vecchio ricordo. Si prende un tiro Samuele Serafini. Ci poteva stare, però un tiro comunque da fermo, perché si è alzato non in velocità, non in movimento. Intanto grande attacco del campus con una palla per il pivot dello Vicario che riesce a segnare ma sotto fallo e soprattutto entrando in area, quindi concesso il 7 metri il campus. De Angelis contro Aifrey. Che finta di tiro basso e poi di polso all'ultimo la alza, costretto Aifrey a sedersi per poi riuscire a alzare il pallone. Veramente veramente un bel tiro. Varietà di soluzioni di tiro di De Angelis e di Manojlovic è veramente impressionante. Sono due attaccanti notevoli anche per il campionato di Serie A1 nonostante la giovane età. Sì, assolutamente, entrambi comunque nel giro già della nazionale maggiore. Coppola salta come un birillo, mamma mia come l'ha saltato, poi un po' sbilanciato, non è riuscito. Sbagliata in questa occasione di Nocelli, che non ha visto che Coppola aveva vinto uno contro uno, doveva stare largo per lo scalare, è andato a prendere l'incrocio e Coppola si è trovato un altro difensore davanti. Chiama il gioco, Nocelli va l'uno contro uno, fa salire Ceccarini che risale ancora. Si prende il tiro, no, la molla per Soria che la molla lì delicatissima. Mamma mia com'era soffice. Un taglia unghie questo era. Grande difesa di Nocelli che da secondo difensore va dall'altra parte dell'attacco per fermare il gioco. Rischioso ma premiato dal 9 metri. Tanta fuga, tanta voglia di rigiocare Nocelli che... passato un anno esatto e una settimana dal suo infortunio. Tantissimo tempo, ha avuto piccole ricadute, ora per la prima volta torna dall'inizio.
dimostra di esserci, il rischio passivo per il campus che spinge, ma Manojlovic fa la stessa finta, va bene, ma c'è Carini, che lettura, litiga con la palla, si ferma contropiede, ma arriva Coppola che se lo prende, prova una morbidezza, ma non va, non riesce pallonetto a chiudere. Pallonetto delicatissimo sopra la traversa, però scelta che se entra prende l'applauso del pubblico, ma quando esce fai un po' la figura del somaro. Esatto, prende qualcos'altro. Intanto Carpi anche perché il portiere mi sembrava abbastanza sulla linea di porta. Il portiere era sulla linea di porta e comunque la scelta del pallonetto è sempre sempre pericolosa, ripeto, ci può stare in certe occasioni, questa volta l'ha tirata sopra la traversa. Era l'ennesima occasione per Carpi di agguantare il pareggio, questa volta con un tiro pulito dai 6 metri, però non è stata fortunata nell'occasione. Esatto, Manojlovic per Wierer, si prende il tiro e sotto fallo. Costretto all'aiuto di nuovo il terzo difensore, in questo caso Serafini, perché Wierer aveva vinto pulito l'uno contro uno con Soria, che ora si dispera. Quindi sta parlando perché sappiamo. Parla con se stesso, ma Manojlovic allarga, si prende il tiro mentre stava scendendo. Quanto è stato in aria? Allora, secondo me aveva la brina in testa. Tanto io ho contato 5-6 secondi. Almeno. Prova Samuele Serafini, fa saltare, la mette per Soria e un altro palo per il Carpi. Il Carpi non riesce a fare il break, non riesce ad arrivare, ad agguantare la parità. Quindi intanto vorrei sottolineare il gesto tecnico di Manojlovic precedente, perché ha aspettato la frazione di secondo prima di toccare terra per mollare la palla e comunque tirato con una forza incredibile. Questa volta è rimasta attaccata la palla. 9 metri campus. 9 metri, giro palla. Wierer salta, fa saltare la difesa. Uno contro uno di Manojlovic contro Nocelli. Come un leone. Grinta. In carriera la difesa non è mai stata la sua specialità, ma in questo caso ha messo tanto cuore. Adesso va in seconda fase il Carpi. Spinge Ceccarini. Va in raddoppio. Vai, regalata con tanto di fiocchetto al campus, che ora quasi para Samai Frey, ma non sbaglia a Wierer. E il Carpi ributta nella mischia Nico Casa, il suo capitano. Speriamo che la pausa abbia fatto e anche Carabulea, che ricordiamo un passato per lui nel campus. Grande ex. Finisce il primo tempo probabilmente di Nocelli, che non giocando da diverso tempo ha fatto 20 minuti giusto dargli una boccata d'ossigeno. Ci sta. Intanto Casa chiama il gioco, posiziona il pivot, fa salire l'ala. Serafini, Carabulea, si riprende il tiro Nico Casa, ma il portiere Lubinati va a due mani, con due mani è andato a salvare la sua porta, quindi vuol dire che aveva letto molto molto bene questo tiro. L'attacco del Carpi è risultato prevedibile, più che altro perché gli altri terzini è evidente che non vadano per il tiro, vanno per scaricare, quindi quando arriva palla Nico Casa la difesa è pronta su di lui. Invece vediamo Manojlovic che salta secco Carabulea e tocca dai Frey metterci una pezza. L'ha saltato in un fazzoletto, l'ha proprio fumato. Grande Carabulea attacco. Si prende il tiro, viene parato questo tiro. Seconda fase, doppio infrazione di Rossi. Altra prima fase non concretizzata dal campus, che è più 3, ma potrebbe davvero avere un gap molto superiore. Francesco, tu hai drammaticamente ragione, però se dopo 21 minuti e 27 secondi il Carpi fa solo 7 gol, se non sbaglio un gol ogni 3 minuti, la matematica non ti inganna, non ha segreti. No, preoccupante l'attacco del Carpi. Nico Casa è rientrato dopo una lunga pausa, ma si prende il tiro Samuele Serafini e la mette dentro. De Angeli spinge uno contro uno, salta e punisce il Carpi, che era rientrato molto rilassato. È entrato come una lama rovente nel burro. Prova a scaricare palla Serafini per Soria, ma legge bene la difesa. Ennesima palla persa Carpi, che fra tiri ma va. Time out, andiamo in tempo. Time out.
Rieccoci, rieccoci al termine di questo time out. Francesco, vuoi dirci qualcosa da parte di Manojlovic, che comunque in questa prima frazione sta facendo veramente la differenza? Assolutamente, come dicevo prima, bagaglio tecnico incredibile, è un ragazzo cresciuto a pane e pallamano fin dall'infanzia, tant'è che oltre alla sorella Ramona Manojlovic, che è il terzino della Iomi Salerno della nazionale femminile, è il figlio di Nicola Manojlovic, che è l'attuale allenatore del Genoa Lanzara e giocatore e allenatore dalle indubbie capacità. Cresciuto fin da piccolo con la pallamano, questi sono i risultati. Sì, veramente, veramente sta facendo la differenza, sta facendo veramente la differenza. Come in questa partita le palle perse del Carpi stanno facendo la differenza. Però guarda, guarda come chiusura. Che chiusura che ha fatto Serafini. Ma anche grande uno contro uno da parte di Manojlovic. Soria ha fumato. Soria veramente non ci ha capito niente. Un howling per lui. Guarda che scarico, come lotta il Carpi però. Prova nei raddoppi. Quanti, ricordami quanti sono i passaggi, ma lo sanno loro, perché in un sottomano veramente molto molto pregevole De Angelis l'ha messa lì dove il Frey non poteva arrivare. Prova a rispondere Carabulea, ma non va, e il Campus scappa via. Seconda fase, uno contro uno, e il Campus punisce ancora. Forse giocare in velocità non è la scelta migliore. Per il Campus sicuramente lo è, per il Carpi no. E una nota di merito per De Angelis, che nasce alla sinistra, cresce alla sinistra, però messo nel ruolo di centrale in Serie A dimostra di saper capire il gioco, sapersi prendere dei tiri difficili come quel sottomano sotto passivo che, pur abbassandosi, ha spezzato il polso e ha tirato sotto la traversa. Intanto vediamo che è entrato Cascone come pivot. Nico Casa se le va a prendere tutte. Due minuti per Manojlovic, che non era rimasto dietro Nico Casa, ma l'ha tirato giù in volo. Hanno applicato di nuovo la lettera al regolamento, tirando giù l'attaccante, tenendolo per la maglia, giusto da regolamento, due minuti. Direi che la scelta di Cascone sia non tanto per la fase offensiva di Soria, ma quanto per la fase difensiva. Sicuramente aveva bisogno di una pausa, ma sì, rientrerà in campo più concentrato di prima. Sicuramente, sicuramente in fase difensiva ha avuto un po' di difficoltà finora Soria. Anche grande merito degli attaccanti, va detto, perché sono dei grandi giocatori, soprattutto in uno contro uno. Ma intanto hai visto dove l'ha appoggiata? Dove l'ha appoggiata Nico Casa? Si è sbloccato finalmente. Fino ad ora i portieri avevano sempre letto bene la traiettoria del tiro di Nico Casa, ora è stato bravo a indurre il portiere da un lato e poi tirarla dall'altro. Ha spezzato, citandoti prima, come quello che tu prima, ha spezzato anche Nico Casa al polso. Ha spezzato il polso, molto bravo. Ha imparato un nuovo termine oggi. Guarda come macina il gioco, come fa a girare palla, ma l'arbitro! Ma l'arbitro dice... Non perdiamo tempo, e il Campus dice è uno schema di gioco, noi qua ci siamo. Grande gol di Cioni in questo. Guarda, situazione. Guarda che palla che ha mosso Nico Casa per Cascone, e che lettura del portiere del Campus Italia. Accompagna Cascone nel movimento in caduta e riesce a neutralizzare il tiro. Cascone guarda l'arbitro come a dire come puoi non fischiarlo, ma l'arbitro è irremovibile. De Angelis, cabina di regia, extra player per il Campus. Molto particolare anche la scelta prima dell'arbitro di dare passivo dopo pochi attacchi. Passivo al Campus. Guarda, guarda come sono andate a trovare la superiorità numerica. L'attacco del Campus è veramente velenoso per la difesa del Carpi. Muovono tanto la palla, arrivano degli uno contro uno, lanciatissimi in velocità. E i difensori del Carpi giustamente non riescono a tenere uno contro uno, in quanto un giocatore come De Angelis, brevilineo, agile, è difficile da marcare quando arriva ai 300 all'ora. Intanto vediamo Gian Bartolomei sui 7 metri contro Aifrey, grande specialista. Gian Bartolomei, specialista. Più 6 Campus. Campus ha messo la freccia. Grande prestazione del Campus fino ad ora, meritatissimo vantaggio. Anzi, potevano, come abbiamo detto prima, essere addirittura con un vantaggio superiore, in quanto hanno anche sciupato diversi tiri. Sì, sì, sì. Anche il Carpi, guarda, guarda, Soria va. Anche il Carpi in extra player. Quanto spazio che c'ha Ceccarini! Non riesce a sfruttarlo. Ha
tirato quasi da terzino. Seccarini solitamente un killer dall'ala sinistra, oggi due tiri di cui questo con un angolo veramente ampio, ma grande merito ai portieri del Campus Italia, perché entrambi, sia Scarcelli che Lubinati, stanno facendo prestazioni ottime. Sì, ma guarda cosa ha fatto ancora Manojlovic, che pallone che gli ha mollato lì. Per lo spettacolo veramente un peccato fischiare quest'area, perché il pivot dello Vicario era stato bravissimo a prendere un pallone che era quasi per terra e a tirarlo sopra la testa del portiere in caduta. Era un arco tecnico veramente difficile. Quasi un arcobaleno questo. Bravo, non questo avrei potuto trovare definizione migliore. Si chiama così. Scende Ceccarini, quindi Carabulea va nel ruolo di ala destra, rientra Coppola. Vanno in doppio, uno contro uno, Nico Casa, c'è tanto spazio per lui, ma viene tirato giù, viene tirato giù, quindi 9 metri e viene chiamato Tiziano per asciugare. Nonostante i tanti chili di muscoli di Nico Casa, la difesa si è sempre fatta trovare pronta oggi, anche quando arrivava discretamente lanciato. Sì, è fondamentale la posizione delle gambe per essere correttamente davanti all'attaccante. Assolutamente sì. E si ricomincia con Serafini, cabina di regia, fa uscire ancora Soria. Extra player per i Carpi, senza portiere. Fa passare il tempo, si prende, guarda cosa ha fatto Nico Casa, ha indotto l'avversario a girarsi. Assolutamente sì, tutti sanno la pericolosità al tiro di Nico Casa, non si aspettavano questa finta, la difesa quindi è dovuta arretrare fino all'interno dei 6 metri per fermare l'attacco del numero 10 carpigiano. Ma attenzione, fra i pali va Scarcelli, specialista del Campus. Finora percentuali incredibili per lui oggi. Assolutamente. Ma anche Coppola non è da meno, un ragazzo che, se posso dire, l'ho seguito un po' in questa stagione. Sempre ha avuto delle percentuali importanti, soprattutto sui rigori. Sui rigori e sul doppio appoggio sicuramente sta basando il suo scoring su questo, però un ragazzo che viene da Brixen dove aveva pochissimo minutaggio sicuramente sta mostrando tanto del suo talento. Assolutamente, è un diamante grezzo che si sta lentamente affinando. Ma di diamanti grezzi è pieno il Campus Italia, che ancora attacca in velocità. E cosa ha fatto? Che pallone che mollano! Se posso dire, però, stanno trotterellando sulla difesa del Carpi. E Serafini prova dalla lunghissima distanza, parato e va in contropiede. Cioni! Più 7 Campus. Ancora una volta la grande capacità di Campus Italia di ripartire sulle palle perse, sulle palate dei portieri, e punendo Carpi. Nico Casa affretta l'attacco, quindi fa il gioco di Campus Italia. Ancora Campus in attacco. E a proposito di diamanti grezzi, abbiamo visto sia De Ruvo che De Angelis protagonisti in questo primo tempo insieme a Manojlovic, ma anche un grande pivot che è Dello Vicario. Sfortunato in alcuni fischi dell'arbitro che gli hanno tolto dei gol, ma grande ricezione, gran bei movimenti. Sì, assolutamente, riesce a trovare lo spazio, andare nello spazio veramente con un timing eccellente. Questa volta eccellente. Ottima difesa di Soria su il pericolosissimo Manojlovic. Guarda. Posso dire lo stesso di Nico Casa, che si è fatto fumare dall'attaccante del Campus Italia, e quindi sarà 7 metri. E quindi rischia di andare a più 8, rischia il Campus andare a più 8 con un minuto al termine. Più 8 che non è assolutamente un risultato bugiardo per quello che abbiamo visto, hanno interpretato perfettamente la partita, tante ripartenze, tante palle recuperate, tanti contropiedi sulle palle perse. Ma tanto errore in fase offensiva del Calcio, perché non puoi permetterti dopo le 29 minuti aver fatto 10 gol. Protagonisti, intanto solito rigore perfetto di De Angelis. Protagonisti i due portieri di Campus Italia, che sia sull'ala destra Ceccarini che sui terzini di Carpi sono sempre stati bravi a leggere la traiettoria in anticipo e a farsi trovare lì.
Assolutamente, tanto studio dietro, tanto video evidentemente. Sicuramente. Ma anche tanto talento anche da parte loro. Certamente, grande lavoro dello staff di Campus Italia, grande talento di questi ragazzi. Intanto Nico Casa si intestardisce sempre con l'uno contro uno. Il Carpi ha smesso di giocare, ha giocato i primi minuti un po' di squadra. Quando è uscito Nocelli, questo è coinciso. Altra palla persa, Manojlovic in contropiede, la mette lì, più 9, 4 secondi e fischia. Direi che più 9 nemmeno nei sogni, le più rosee speranze del Campus Italia. Assolutamente, ma come abbiamo detto prima, il risultato è giustissimo. Campus Italia ha interpretato nel modo corretto la partita, ha approfittato delle difficoltà del Carpi, ma poi bisogna anche essere bravi a cogliere queste difficoltà e a portarle a proprio vantaggio. Chiudiamo questo primo tempo e ci rivediamo tra poco. Ma vacca boia, che schifo.
Rieccoci in diretta con il campus, con la palla in mano. De Angelis, De Angelis in cabina di regia. Di Done a destra, fa salire l'ala. De Ruvo, palla di Done. Manojlovic finta, buona copertura del Carpi, sempre Manojlovic. De Angelis chiama il gioco, incrocio senza palla. Rischio passivo per il Campus Italia. Ma ancora come capisce tutto, Coppola che lancia Carabulea, il secondo fan scarica per Coppola e la mette dentro. Seconda fase del Campus Italia. Il Carpi sembra rientrato con gli occhi della tigre. Ha punito il Campus Italia con quella che è la sua arma migliore, quindi andare in prima fase sulla palla persa degli avversari, poi bravissimo Coppola a seguire l'attacco. Assolutamente, perché è importante anche seguire chi sta dando in contropiede, è un bel segnale per il Carpi. Assolutamente sì, speriamo per lo spettacolo della partita e per la compagine carpigiana che l'allenatore Serafini abbia dato una strigliata, che arrivino con un piglio diverso. Campus Italia dal canto suo deve continuare a interpretare la partita come ha fatto nel primo tempo. Ma intanto guarda De Ruvo come sale per Didone che si alza, fa buona guardia il muro del Carpi, se non sbaglio sempre con Coppola. Tiro un po' prevedibile, la difesa l'aspettava, nel primo tempo erano stati molto bravi invece ad evitare questo genere di tiri, a muovere la palla. Va in doppio pivot per il Campus, Didone fa salire Manojlovic, allarga la forbice, scarica per l'ala per Wierer che tira là altissimo. Ha provato a far credere ad Aifrey di voler fare un tiro basso e poi spezzare il polso, ma questa volta non è riuscito nell'intento. Intanto Coppola va in cabina di regia, Nocelli a destra dopo che si è riposato. Incrocio Nico Casa scarica per Nocelli che fa salire Carabulea e legge tutto Wierer che ruba palla. Va De Angeli con lo slalom, prova una girella ma gli rimane la palla in mano, le capisce tutto Aifrey. Il Carpi si distende con Nocelli, ma sfortuna per il Carpi. Prova a intercettare la palla il numero 6 De Ruvo. Che fare in una situazione dove non era pressato. E De Ruvo protesta. Non è protesta, severissimo due minuti, perché invece che lasciar prendere la palla ai giocatori del Carpi ha dato un calcetto, ma veramente impercettibile. Molto severi i direttori di gara con i ragazzi del Campus, molto severi. Hai ragione Francesco, gli arbitri sempre molto molto fiscali, che fanno rispettare il regolamento, lettera. Ma guarda Nocelli va a doppio pivot, scarica cielo, prova a scaricare Coppola ma non fa in tempo a mollare la palla per l'ottima copertura di De Angelis. Gomito alto, ha fatto questo gesto, non l'ho capito, probabilmente un fischio severo, ma stanno tenendo un metro severo, quindi metro pari da ambo i lati, assolutamente sì. E ora vediamo, immagino, che chiama lo schema fumo, immagino che mister Maiore non sarà certo contento della girella di De Angelis. Francesco, guarda che bella serie di incroci che stanno facendo per far passare tempo, molto bella, vero? Li ha fatti tutti. Non c'è il portiere, Palarenga. E prova la palla e come vola Manojlovic. Giusta la scelta di tirare, ma gli manca solo il mantello, gli mancava. Non si fanno questo genere di tiri, bisogna fare un tiro teso. Grandissima comunque la risposta di Manojlovic, che non solo riesce ad evitare il gol ma riesce anche a dare la palla al suo compagno di squadra. Penso che questo salto andrà negli highlight. L'arbitro posizionato a fianco alla linea e dice che anche questo è gol. Rimane più 9 il Campus. Svedi Nocelli che però fa sfondo con un Didone che penso fosse trovato lì per caso, onestamente. Grande lavoro difensivo di Didone. No, dici. Nocelli, per l'interpretazione dell'arbitro, ha continuato la sua corsa. Didone era fermo, così l'ha vista il direttore di gara. Onestamente
da qua sembrava il contrario, ma siamo molto lontani dal punto di gioco. Sicuramente il direttore era meglio posizionato. Giro palla di Done e Mainojlovic. Nico Casa aggressivo, anche Nocelli aggressivo. Incomprensione. Incomprensione tra i ragazzi del campus. Il Carpi ne può approfittare. Si distende, seconda fase. Nico Casa. Palla per Cascone, ma capisce tutto Lubinati. Si è mosso bene il pivot, sono usciti entrambi i difensori del campus su Nico Casa, che fa la scelta giusta, la passa a Cascone. Cascone che fa un tiro non in caduta, non forte, non angolato, superficiale forse, superficiale nell'occasione. È stato bravo nella ricezione, bravo nel movimento, ma un po' superficiale al tiro. Forse pensava di aver già fatto gol, probabile. Ma guarda come gira la palla De Angelis, con quale velocità. Non c'è di Carabulea, ma il campus gira velocissimo. Ma attenzione, Sortino accasciato a terra. Vediamo, sembra un problema alla caviglia. Si fa carico Nico Casa, il pubblico applaude. Speriamo nulla di serio per il 2003 alla sinistra del Carpi. Però è quasi in lacrime. Aveva già avuto problemi alle caviglie anche nei match precedenti. E a giudicare da dove sta trattando il medico, penso si tratti ancora della caviglia destra. Sì, probabile. Intanto posto dall'olio. Manojlovic uno contro uno, provano lo stesso gioco che ha fatto prima Nico Casa. Carabulea invece una circostanza. Al volto, vediamo se viene visto dai direttori. No, e De Angelis, ma i Frey ci mettono una pezza. Intanto Nocelli dimostra di essere non risentito dal rientro dopo lungo tempo, perché si butta fra uno e due, alterna momenti in cui va senza paura ad altri in cui è più remissivo, però in questo caso si è buttato come un treno. De Angelis, cabina di regia. Didone. Vediamo Manojlovic sempre uno contro uno, molto efficace. E che uscita che ha fatto Cascone, forse toccando anche De Angelis. Nico Casa va sull'uno contro uno, incrocia per Nocelli che torna indietro. Coppola ne ha saltati due. E vai, l'appoggia alla sinistra dell'incolpevole Lubinati. È una finta che aveva fatto anche Nico Casa nella prima frazione di gioco, finta il tiro, la difesa salta, perde gli appoggi e quindi dopo con un palleggio si trova comodo sui 6 metri. Dopo 7 minuti di questa seconda frazione di gioco il Carpi ha accorciato di due lunghezze rispetto alla fine del primo tempo. La palla in mano al campo. Didone. Vediamo il Carpi, guarda. Prova a rubare palla Nocelli, ma arriva in discreto ritardo, 9 metri per il campus. Intervento fatto per spezzare il ritmo offensivo del campus. È passivo ora, primo passaggio di 4 disponibili. Guarda che palla che gli ha messo, ma l'appoggia Andreotta al lato. E Coppola porta Nocelli, stallo con palla volistico. A piedi pari, che gesto atletico che ci ha fatto vedere. Mamma mia, che bella elevazione. Buona interpretazione del Carpi di questo inizio di ripresa, anche se Campus bisogna dire che sotto passivo trova sempre la soluzione giusta. È già il quarto passivo, mi pare, in questa partita e si è sempre risolto con un gol o con un tiro dai 6 metri. E il pubblico incita i suoi beniamini. Guarda come si attacca tra due e tre, ma Alice, ai Frey, che ci mette una pezza su Wierer, però che viene toccato durante il tiro e quindi 7 metri. Giusta la decisione dei direttori di gara, sicuramente la chiusura di, mi pare fosse, Nico Casa non è stata per far fallo, cercava di recuperare il pallone, però in questo tentativo è frenato addosso all'ala Wierer che stava tirando e è riuscito nel suo intento di
ricevere palla e prendere un sacco. Esatto, nel mentre De Angelis, specialista, la mette lì, no, non l'ha messa lì, prende solamente la traversa esterna, quindi il Carpi ha un pallone fondamentale per tornare in partita. Ha cercato di indurre ai Frey ad abbassarsi come ha fatto nel primo tempo, ai Frey è stato in piedi, quindi è stato costretto ad alzare la traiettoria, un po' troppo. Un po' troppo, guardate, Carabulea la un po' alta, Nico Casa con due uomini addosso. Come un leone si è buttato nello spazio, giusta la decisione del direttore. E chi va sui 7 metri, chi va? Sempre sembra Coppola. Sembra Coppola, i primi due rigori di Coppola sono entrati e il Campus ha l'abitudine, direi, di cambiare il portiere per ogni tiro dai 7 metri. Indipendentemente da chi sia in campo, entra sempre il portiere che è seduto in panchina. È una scelta forse per togliere ritmo anche all'attaccante che sa che deve tirare il rigore e inizia ad andare un po' sotto pressione. 7 metri, Coppola, finta di tiro e la messa lì alla sinistra di Scarcelli che può solo toccare, attenzione, forse si è fatto male alla spalla. Il portiere accentua un colpo in testa perché vorrebbe far espellere l'attaccante del Carpi. Perché? Credo, no. No, ah, secondo me è caduto male. Ah, scusate. Forse proprio la spalla, perché il colpo in testa c'è stato, a mio parere, però il portiere non era. Vuol dire, forse cadendo, ha battuto la testa? Forse cadendo si è fatto male, sì, assolutamente. O ha allungato troppo? No, assolutamente, speriamo nulla di grave. Anche i giocatori del Carpi dal campo pensavano fosse una richiesta, diciamo, all'arbitro di cartellino per un colpo in testa, infatti Coppola e altri giocatori stavano indicando all'arbitro l'involontarietà della cosa, ma non è assolutamente questo il motivo per cui è a terra il portiere. Nel mentre, dopo 9 minuti e 31 secondi del secondo tempo, si vede il Campus avanti di 5. È un risultato che ancora dà tanto, tanto valore al primo tempo di Campus, di Campus Italia, che era più 9, e si sono creati, diciamo, questo solco che ha permesso anche, se Carpi ha fatto un inizio di ripresa ottimo, di rimanere in un vantaggio ancora tranquillo di 5 punti. Assolutamente, un vantaggio di più 5 è sicuramente un bottino molto 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 importante, ma vediamo intanto che Scarcelli si siede e viene accompagnato dai sanitari e anche da Alex Coppola. Beh, un gesto bellissimo questo è, Francesco, un gesto da come si tocca la fronte, penso fosse proprio la palla sulla fronte, cioè la pallonata, diciamo, che gli ha dato fastidio perché continua a toccarsi gli occhi e la fronte. Speriamo nulla di grave. Intanto va, torna Lubinati tra i pali a difendere i pali della porta del Campus Italia. Specifichiamo, da regolamento, se tiro un rigore dritto in faccia al portiere è da cartellino rosso. In questo caso però il portiere ha fatto una parata alla sua sinistra, di conseguenza il tiro di Coppola non è stato volutamente. Però guarda com'è, che accelerazione di De Angelis per Manojlovic. L'asse De Angelis Manojlovic sta assolutamente facendo danni. È devastante, devastante. Dopo 40 minuti non ci hanno ancora capito niente. Ma sono due giocatori dal talento notevole e che già hanno una maturità incredibile, danno fastidio a qualsiasi difesa del campionato in Serie A. Ricordo che l'anno prossimo il Campus Italia farà parte della Serie A Silver, ma sono piuttosto convinto che due talenti come De Angelis e Manojlovic rimarranno in Serie A Gold. Oppure decideranno di continuare il loro percorso di crescita col Campus, non lo so, però sicuramente hanno tutte le carte in regola per essere protagonisti in questo campionato. Assolutamente. Intanto Nico Casa ha scaldato il braccio e ha tirato una bomba centrale che però ha trafitto il portiere. Guarda, una giravolta spaziale, questa palla per Wierer che con un tiro estremamente forzato prova
a superare i Frey, ma vorrei sottolineare la giravolta spaziale del Campus Italia, e se parli di tiri forzati direi che questo meriti un posto sul podio assolutamente, e prova dall'olio a prendere uno sfondo ma arriva in ritardo, e quindi, no, e quindi si continua con 9 metri per il Campus. Giustamente non può essere sfondo perché Dall'Olio era in movimento verso l'attaccante, è arrivato indietrissimo. La richiesta di sfondo può essere fatta solo se sei fermo ed è l'attaccante a travolgere. Esatto, se occupi lo spazio da fermo. Manojlovic, uno contro uno, scarica l'alfa, buona guardia Cascone. Ancora, guardate il taglio di Wierer, e Manojlovic con quale facilità di tiro la mette sul primo palo. Forse a differenza del primo tempo non arrivava in velocità, era fermo, ha fatto un passo da fermo e ha spaccato la porta, veramente un giocatore pazzesco. Non ha chiuso bene Cascone il primo palo. Non ha chiuso Cascone il primo palo, ma era sui 9 metri senza rincorsa, non sembrava fosse in procinto di tiro, quindi invece, in parte giustificata, diciamo, la non difesa di Cascone, anche perché poi va messa lì la palla. Nico Casa, guardate, oppa, che bella palla che gli ha dato in mano, e cosa recupera Nico Casa? Palla per Dall'Olio, che con una morbidezza molto anche morbida, lui va a segnare il suo nome su questo tabellino, e vai se il Carpi va in seconda fase, Carabulea uno contro uno e la mette dentro il meno Carpi, 4. Meno 4 con due contropiedi fulminei. Clima natalizio al Vallauri, questo scambio di regali. Attenzione, time out chiamato dal mister Pasquale Maione. Mandiamo anche noi in time out. Dai. È caldo anche per noi. Rieccoci in diretta. Dicevo prima, tanti regali da parte delle due squadre per gli avversari, tante palle consegnate direttamente in mano al difensore, e probabilmente per via anche della velocità dell'attacco di Campus Italia, che costringe agli errori avversari, e ovviamente attaccare in velocità comporta più errori anche da parte di Campus. Riuscire a tenere un ritmo così alto non è semplice, serve sia talento ma anche dell'esperienza e tanta freschezza, perché appena scende a un pochino non è che la concentrazione, questo piede, appena scende, diciamo, l'attenzione o la prestanza fisica, è un attimo fare degli errori e fare dei regali. Nel mentre vediamo Nocelli come legge su De Rubo, dai, e prende un passivo. Pallone, com'è questo, Francesco, questo pallone? Molto pesante, molto importante. Palo interno, ma scelta sbagliata. Scelta sbagliata. Tiro affrettato da parte del Carpi. Ora Campus in attacco con guarda, Rossi, guarda che è entrato fuori. E dove l'ha messa? Non quasi. Capisco. Mamma mia. Non capisco la scelta di Campus Italia di togliere Dello Vicario, che ha fatto un primo tempo veramente splendido. Importante, veramente importante. Probabilmente è giusto comunque dare minuti e far ruotare questi ragazzi del Campus, però Dello Vicario ha dimostrato di essere pienamente in partita, sia in fase offensiva che in difesa. Se posso, Francesco Dello Vicario, l'ho seguito un po' questa stagione e devo dire che è veramente, veramente cresciuto dall'inizio dell'anno. Ottimo giocatore. Sì. Nico Casa ben fermato da Manojlovic, che oltre a essere protagonista in fase offensiva è anche un ottimo difensore. Attenzione, Nico Casa,
scarica uno contro uno e Coppola si prende il tiro, però a differenza delle altre volte questa era un po' più fermo, però un ottimo tiro, guarda cosa ha tirato, protagonista Scarcelli da un lato e protagonista Ifrei dall'altro. Coppola prima mi pare ha fatto un ottimo tiro, primo palo alto, difficile per i portieri, bravo a farsi trovare pronto invece. Dico casa, se ne prende un altro e solo rete esterna, è la sagra degli errori questa. Ne approfittiamo per ringraziare 8PM il cui cartellone è stato colpito da Nico Casa per il contributo dato alla pallamano car. Che salutiamo. Salutiamo. Si comincia dopo questa fase di grandi errori. Nessuna grandi rete errori. Dopo il time out, tanti errori, protagonisti i portieri, protagonisti in negativo gli attaccanti. Protagonisti anche la rete dietro i portieri. Sì, e anche i cartelloni pubblicitari che invitiamo a guardare attentamente. Assolutamente, assolutamente. Guarda De Angelis che cosa ha fatto però, ha sbagliato. Un giocatore pazzesco. Che velocità, sarà 45 kg con le scarpe. Ma di un'efficacia, ma guarda dove l'ha messa! Era entrata. Ci vuole il VAR, non ci vuole qua. E intanto il Carpi l'ha raddrizzata. Dispiace aver interrotto quello che stavi dicendo su De Angelis, perché ha fatto un uno contro uno incredibile e poi un tiro con la faccia quasi all'altezza del suolo, ancora spezza il polso e ai 300 all'ora prende la traversa. Ha una forza incredibile per i chili che si porta dietro. Francesco, posso però fare una menzione d'onore a Enrico Dall'Oglio, che ogni volta che è entrato in partita, che è subentrato, ha sempre fatto comunque delle performance buster. Assolutamente sì, anche fino ad ora un 2 su 2. Speriamo di non avergli portato sfortuna con questo commento, però sicuramente è una menzione di merito a questo ragazzo che parte come riserva di Sortino, però si è sempre fatto trovare pronto. Intanto Attilio, vuoi spendere una parola su... No, Attilio timido. Intanto Rossi è sceso e sembra dolorante, il pivot di... Guarda la palla per Soria che la mette dentro. Carpi ancora meno 3. 13 minuti alla fine di questa bellissima partita. De Angelis la molla lì, fa buona guardia il Carpi, va in contropiede. Il Carpi non riesce. Attenzione Manojlovic. Speriamo. Attenzione, zoomiamo su Manojlovic. Zoom su Manojlovic, speriamo solo crime per lui, ma nulla di che, nulla di grave. Che va il cambio. Manojlovic, come dicevamo prima, spende un sacco di energia in attacco, un sacco di energia in difesa ed è anche il primo a rientrare in queste situazioni. Prima salvato sul tiro di Coppola porta vuota, ora ha fermato un contropiede. Tanto cuore. Per quanto in entrambi i casi chi aveva la palla in mano il Carpi non è stato perfetto, ma devi essere lì per impedire che venga sfruttata l'occasione. Io credo che tante squadre vorrebbero avere uno come Manojlovic nei suoi ranghi. Tutte le squadre, penso, del campionato italiano. Penso sia un giocatore che possa fare gol anche a campionati esteri, anche data la giovane età, 17 anni sto ragazzo. Attenzione, però guarda c'è Wierer in cabina di regia. Salta l'uomo, scarica, torna indietro. Ma l'arbitro non fischia, è passivo. Non fischia, è stato passivo. Rischio di passi anche Gian Bartolomei, fa un tiro forzato. Ma capisce tutto ai Frey. Grande e il Carpi spinge. Un Nico Casa si accentra, scarica palla per il Carpi, ma nulla di fatto. Tende molto ad andare verso il centro Nico Casa, in questo caso lo spazio era dall'altro lato. Però cosa gli vuoi dire? E quando in questo gioco, quando uno tira e fa gol, sovente ha ragione. Non importa se la preparazione era sbagliata, se il tiro era forzato. Ma sentiamo, dai raga! Sentite il pubblico come incita i suoi beniamini. -2 da -9 da cui partiva all'inizio ripresa. Wierer a destra, Gian Bartolomei a sinistra. Svlisce, come si butta a Coppola, rischio 2 minuti. Giusto. 2 minuti, l'arbitro dice alzati che ti appoggio delicatamente a sedere. 2 minuti sopra le corna, giustissimo. Però in questo caso è un 2 minuti non per un fallo cattivo, ma per un gesto di eccessiva voglia. Eccessiva foga, perché si è lanciato su una palla persa, si è accorto di non averla presa e che l'avversario avrebbe fatto un attacco in superiorità. Ha provato a rimediare. Si è appigliato dove è riuscito. Giustissimo il 2 minuti. Provato un fallo tecnico, ma non riuscito. Non riuscito.
e questo due minuti potrebbe spezzare il ritmo. È un due minuti importantissimo questo. Carpi, che ora si trova in inferiorità numerica. Ora il Carpi deve difendere come dei leoni. Manojlovic intanto cerca di stendere il muscolo contratto per i crampi. Guarda che palla che ha dato! Saltando dall'angolo zero! Salta da angolo zero, ma l'eleganza di De Angelis è incredibile. Che palla ha dato! Mamma mia, imbarazzantemente forte questo ragazzo. Il busto rivolto dalla parte opposta e spezzato il polso per una palla all'ala incredibile. L'avessi provato a fare io quando giocavo, probabilmente mi sarei anche infortunato a dare una palla del genere. Il medico ti avrebbe aspettato a braccia aperte. Assolutamente, e l'ortopedia dopo. Nel mentre vediamo Nocelli, cabina di regia e time out! Time out chiamato da Misa Serafini con il Carpi a meno 2 e palla in mano. Andiamo in time out anche noi. Bravo braccio! Rieccoci in diretta con il Carpi che è già in mezzo al campo ed è pronto per cominciare. Invece Mister Maione si prende tutti gli attimi per cercare di dare le indicazioni con la sua lavagnetta ai suoi ragazzi e continua a fischiare, a suonare questo tabellone gentilmente offerto al Comune di Carpi. Carpi ha il flusso della partita dalla sua, ma ricordiamo che i due minuti di Coppola fa sì che siano in inferiorità numerica. Direi che il Carpi ha fatto un discreto sonno. Temo che abbiamo fatto la spia e quindi altro due minuti per Samai Frey. E scende un giocatore di movimento, in questo caso Cascone. Quindi il Carpi, Francesco, dopo inferiorità numerica. Dormita incredibile dello staff della Palamano Carpi. Ma guardate il volto di Nico Casa con questo doppio due minuti. Che scuote la testa. Carpi non deve perdere l'energia. Cambia possesso. E cambia possesso, giustamente. Le stanno tutti gli arbitri, il regolamento. Non gliene sfugge uno. Carpi che ora difende in un 4 contro 6, occasione ghiotta per Campus Italia per riprendere le redini di una partita che gli stava quasi sfuggendo. Intanto guardate, Manojlovic è tornato in campo e si prende il tiro, che sassata! E il Carpi cosa va? E in meno anche in contropiede, palla all'ala, ma il Calori perde. Ora il Carpi 1 minuto e 40 per il Carpi in doppia inferiorità numerica. Non è un errore che ci aspettiamo da un giocatore della calatura di De Angelis, però bisogna prendere atto che la pressione per questi ragazzi ora è alta, si sentono obbligati a segnare data la superiorità numerica di due elementi. Nico Casa attacca, cerca saggiamente i 9 metri. L'esperienza dettata dai suoi 21 anni che lo rendono uno dei più anziani giocatori della Palamano Carpi. Hai ragione Francesco, io penso che si possa considerare il Carpi quasi un Campus 2 che mi permetto di definire da caprone di Carabulea che in doppia inferiorità numerica tira sul muro 2 con le mani addosso, tiro che però entra e quindi come dicevi prima nulla da dire. E guarda cosa ha fatto questo. Si è sciolta la palla di Fragnito. Posso dire che questo jet atletico si chiama mazzo di fiori? Questo è un mazzo di fiori delizioso. Probabilmente anche un gesto che il portiere Carpi non avrà apprezzato, ma che è un gesto tecnico notevole. Solitamente i mazzi di fiori vengono apprezzati qua. Abbiamo visto Selmi ai Frey, non contentissimo, ma intanto ringraziamo Marco Beltrami che ci sta guardando, che ci lo comunica sui canali social. Ma guarda che errore che ha fatto Carabulea,
che grande mantiene Scarcelli in collaborazione con la traversa a fermare il tiro di Carabulè, che non ha tanto guardato il portiere, no, ha tirato più forte che poteva sopra la sua testa. A tutto braccio, tiro a tutto braccio, non ha ragionato nel mentre. Guardate dall'olio come si distende Coppola, uno contro uno, fa la finta e la mette a sinistra. Carpi meno uno, non tutto il Vallauri in piedi. Numerica, non soffre, ancora una volta. Dobbiamo dire, passaggio un po' troppo lezioso, un po' troppo sciolto da parte di De Ruvo, però bravissimo, bravissimo Coppola a seguire l'azione, bravissimo Dall'Olio a intercettare il passaggio. Che lettura di Dall'Olio! E guarda Manojlovic da dove tira! Ha tirato da casa sua, grande da Chieti! Tiro, peccato per Aifrey, perché lui aveva letto la traiettoria, ma Manojlovic l'ha messa a fil di palo, non perfetto. Aifrey Selmi in questo caso, il fratello, ma non di Samar. Non se l'aspettava un tiro del genere. Grande tiro, grande giocatore. Che giocatore! Nocelli intanto da 22 minuti in campo. Vediamo, sale Carabulea per Nico Casa che anticipa il tiro, ma il portiere legge. Angolo, la toccata alla difesa, evidentemente non il portiere, ferma il tempo per pulire. Per asciugare? O per parlare col collega. Non qualcosa che finirà. Vuole cambiare la decisione. Qualcosa che finirà sicuramente in aree, ed è cambiare il verbo che cercavamo. Cambiata decisione, giusto così, evidentemente l'altro arbitro ha visto bene. Ha detto ho visto tutto. Meglio, ecco, diciamo così. Il primo ha visto bene, il secondo ha visto meglio. Anche un grande gesto da parte del direttore di ammettere il proprio errore. No, capita di trovare direttori che invece non accettano questo. No, qui stiamo vedendo comunque una collaborazione molto importante degli arbitri. Assolutamente. Arbitri che stanno mantenendo lo stesso metro per le due compagini, quindi. Sì, assolutamente. Finora ottimi protagonisti della partita. Esatto, Manojlovic in cabina di regia. Che bordata! Cosa ha tirato fuori Manojlovic? Un giocatore che se mette piede nei 9 metri senza mani addosso è veramente letale. È devastante, letale. Devastante, sì. Sta da solo trascinando la squadra che nella seconda ripresa c'è molta fatica. Sì, De Angelis mi sembra leggermente calato in questa seconda. Giusto negli ultimi 5 minuti, non ci farei affidamento se fossi un giocatore del Cardi. Però guarda la palla per Carabulea! Di destro! Ricordiamo lui il mancino e si spende De Angelis, come corre! Va verso Soria, va in mezzo! Posso dire che ha visto nero. Ha visto nero? Io fischio un po' leggerino dell'arbitro per iniziare l'attacco. L'avevo sentito comunque. Campus continua a interpretare con grande foga la partita, attacchi velocissimi. Il Campus deve spingere, 6 minuti al termine, più 2 Campus. Manojlovic, il Carpi attentissimo, qua. Nico Kasen fuori posizione, ci prende Manojlovic il tiro e piede questo. Non viene fischiato, non viene fischiato dal direttore di gara. Wheeler si prende il tiro. E ora, il Cavito non fischia, non dà un 9 metri, probabilmente per una compensazione. Evidentemente è sfuggito il tocco col piede, però Nico Casa, tu dici fuori posizione, secondo me è una scelta per essere più prudenti su Manojlovic e rischiare altrove. Che palla! Che di palla che ha dato! Che ricezione di Soria, grandissimo! Posso dire che ridendo e scherzando il Carpi meno uno. Lo puoi dire. Soria è rientrato nel secondo tempo con un piglio diverso, in difesa molto meglio del primo tempo, non lo passano più, e in attacco grandissima ricezione qua, e comunque la palla è da buttare dentro. E si ricomincia, Manojlovic chiama fuori Dello Vicaro che è tornato pivot. Sì, già da qualche azione hanno ripreso. Guarda! Che gol, mamma mia, sei forte questo ragazzo. In questo caso sottomano dal lato destro, il portiere giustamente si aspetta che il tiro arrivi sul primo palo, invece bravissimo ad arrivare dall'altra parte. Guarda cosa ha fatto! Cosa ha fatto? Che pallone che gli ha dato Nico Casa Soria. 2 minuti Emanuele per il pivot Dello Vicaro. Dello Vicaro, grazie Francesco. In questo caso di nuovo bella collaborazione Nico Casa e Daniele Soria. Soria che è stato bravo a girarsi nell'interpretazione dell'arbitro, trattenuto dal difensore. Attenzione il cambio, abbiamo anche una costante per i portieri del campo, anche Nocelli, anche per la selezione dei tiratori. Va Nocelli.
che non ci pensa, attende il fisco e la scarica lì dove Scarcelli può no, solo c'era, c'era Lubinati, perché il campus continua a cambiare i portieri per i penalty, ma non ci ha voluto sorprendere il portiere, ci è riuscito senza fare finte, senza nemmeno guardare il portiere. Ancora più uno campus e uomo e extra player, extra player per il campus, che Manojlovic a destra, Wheeler in cabina di regia. Manojlovic si vede se si prende dei tiri forzati o meno. E Aifrey la parata. Aifrey la parata, ora palla per il possibile pareggio. Nico Casa un'autostrada e la mette dentro. Il Carpi con un parziale è riuscito a raggiungere, a fare parità. Il più 9 subito nella prima frazione, mancano 3 minuti e mezzo di fuoco. Di fuoco, assolutamente, assolutamente. Un secondo tempo pazzesco, ma la partita pazzesca. Comunque, non so se hai visto Manojlovic ora, ha visto che la difesa si è concentrata su di lui ed è bravissimo a scalare, a creare superiorità numerica. Che letture di gioco. E cosa fa Coppola? Mamma mia, completamente fuori posizione. Lettura pessima, ha ancora l'amo incagliato sulla guancia perché è cascato alla trappola. Ma guarda, Nico Casa ha detto sereni, ci penso io a mantenere i Carpi lì. Lubinati sapeva che avrebbe tirato lì, c'è andato, era già sulla palla, ma il tiro di Nico Casa era molto forte. Yeah, aveva già gonfiato la rete. Toccata, ma la palla è entrata. Dai, 28 pari, palla per il campus in extra player. Attenzione Manojlovic, che pallone che ha scaricato Soria. Soria la ferma, non prova. Pallone pesantissimo questo. È rientrato Rossi per i 2 minuti di Dello Vicario. E onestamente qua l'errore va attribuito al Piut, perché Manojlovic ha fatto qualcosa di strepitoso come sempre. Si è portato via l'uomo e una palla no look al pivot che non è riuscito a ricevere. Probabilmente il pivot non si aspettava, ma intanto vediamo Nocelli, Nocelli cabina di regia. 2 minuti e 10, risultato difesa, di difesa molto aggressiva del campus su Nico Casa, uomo sicuramente più in forma, si prende un tiro quel caprone di Carabulea. Andiamo in time out. Andiamo in time out. Torniamo in diretta con il tiro assolutamente forzato di Carabulea, che ha provato a risolvere la situazione e ora va a chiedere scusa ai suoi compagni, che gli danno sicuramente il 5. Una prestazione finora ottima di Carabulea anche in fase difensiva. Assolutamente. Non sembra, anche difendere primo con un cliente come De Angelis non è certo roba no, da tutti. No, il primo qua forzato soprattutto per il momento della partita, 2 minuti alla fine, il risultato di parità, di tiro sicuro. Però anche Carabulea, comunque ragazzo molto giovane, ricordiamo classe 2004. È un errore che da un 2004 questo te lo puoi comunque aspettare, ha provato, ha voluto far bene, ha voluto risolvere e purtroppo per i Carpi non è andata così bene. 1 minuto e mezzo alla fine. De Angelis semina il panico. Nico Casa ha provato a indurre De Angelis all'errore, ma De Angelis tanta esperienza. Molto forte De Angelis. Palla per Soria. Cosa ha preso Soria? Palla difficilissima. Non è la palla che devi dare in questo momento alla partita, ma Soria l'ha presa. C'è andata di cuore. L'ha colta dal fango e l'ha trasformata in oro. Bravo Dani! E ora va Lorenzo Rocelli, 1:40 al termine. Questa
è la classica palla da bowling. Vediamo. Dopo non aver giocato per un anno ha fatto quasi 50 minuti di partita. Silenzio assordante. Assordante questo silenzio. Fa la finta e scaravolta la porta. Uno al termine. 29 pari. Due attributi enormi per Nocciani. Assolutamente. Ma intanto guardate che si alza Ceccarini. Hanno saltato per dare 5 a Nocciani solo. Non è la sua partita. 50 secondi. Importantissimo per il campo. Deve assolutamente segnare. È entrato nel mentre Samuele Serafini. Cosa ha preso Soria? Che lettura di Soria! Attacco. Mamma mia! E rientra! Ora i Carpi. È completamente trasformato dal primo al secondo tempo. Soria. Assolutamente, due squadre. Ora vediamo Serafini già con il time out in mano. Pronto a fare lo scatto. Che ci aspettiamo. Ecco lo scatto. 29 secondi. Andiamo in time out. Non comparire giusto. Sta già tagliato. Eccoci, rieccoci in diretta, 30 secondi alla termine di questa bellissima partita. Per Carpi ora è importante non tirare prima dei 3-4 secondi alla fine, perché Campus è una squadra che riparte ai 3000 km orari. Proveranno a rubare palla, proveranno a dar fastidio e vedrai con che velocità ripartiranno se Carpi molla la palla prima dello scadere. Guarda, guarda i ragazzi di Campus che si danno il 5, si incitano. Giro palla, 20 secondi per giro palla, Nocelli cabina di regia. Campus chiede giustamente dal canto. Nocelli si prende palla per Coppola. 10 secondi. Nico Casa disturbato. 9 metri, direi che la partita finisce. 4 3 2 1 Nico Casa lo scarica, ma lo scarica in fallo laterale. E finisce qui. Rimangono in parità le due compagini che partivano pari a 2 punti a testa e finiscono pari a 3 punti a testa. Muovono entrambi la classifica, partita dai due volti, giusto? Pari a due volti, assolutamente. Primo tempo all'insegna del Campus, secondo tempo all'insegna del Carpi. Ma ricordiamo che il Carpi sabato prossimo non giocherà. E giocherà il 14 in quel di Fasano e noi ci risentiremo, o meglio vi risentirete con Francesco, il 17 dicembre per un Carpi Siracusa. Una menzione particolare a Manojlovic e De Angelis, giovani e già fortissimi, veramente due giocatori pazzeschi. Ci sentiamo per Carpi Siracusa. Grazie Francesco per avermi interrotto, continuo. Ma figurati. E il 10 di dicembre invece il Campus andrà a giocare in quel di Siracusa. Che dire, buona serata a tutti, grazie mille per l'ascolto. Una buona serata.